Eccoci qua, aspettavamo che Settimo Gottardo tornasse al suo posto per ripartire. Allora andiamo avanti invece con i nostri ospiti giovani. Diamo adesso la parola a Marco Schiesaro. Anche tu un po' ci racconti un po' quella che è la tua esperienza, ma soprattutto che cosa chiedi alla politica e come stai vivendo la politica di oggi. Io ho iniziato a fare politica, sì, si può dire far politica a 17 anni, terminato il liceo all'università con un gruppo ben nutrito, scienze politiche di ragazzi. Abbiamo così dato vita a quella che era un po' un'organizzazione che a livello nazionale già c'era, si chiamava allora Studenti per la Libertà, quindi già si capisce un po' qual era l'indirizzo e avevamo come avversari, peraltro Ludu, insomma. E quindi noi già a livello universitario, anche con i ragazzi del PD, ci siamo confrontati, il dibattito Avevano era solo sempre quello. quello, le borse di studio che non arrivano, il merito che non Noi ci esiste, i venavamo professori universitari che hanno 90 anni e sono benavissimo. ancora lì nelle cattedre, mentre ci sono gli Idee abbiamo studenti che molte, devono sviluppo stare appresso ai tecnico. docenti universitari a 300, 400, 500 euro al mese. Sono queste le tematiche. Cioè, a me viene da sorridere quando sento che anche la Lucchiari, che peraltro la seguo molto anche in internet, dice che i giovani si devono svegliare. Ma cosa pretendete dai giovani a 18, 19, 20, 30 anni, perché sono ancora giovani oggi, di potersi svegliare? Ma se li avete ribambiti voi in 50 anni di politica forsenata, che ci avete tolto non solo Sono stato Berlusconi. la Anche pensione, sì, a me? Io anche a voi come generazione, non certo a lei che peraltro è molto in gamba ed attiva politicamente in Beh, guarda, città e io ho la cominciato a seguo, lavorare a ma 13 non solo anni ci e ho aperto avete, non l'ho un'attività interrotta, mi imprenditoriale scusi, a non 18. solo ci Sono una avete partita tolto, IVA non da solo quando ho ci avete tolto 18 la anni, quindi. pensione perché avete speso e spanto fino all'inverosimile, ma avete tolto anche a noi la speranza nel futuro. È bello che se ne stanno andando i giovani che hanno studiato, e io non sono assolutamente d'accordo che i giovani, come dice l'amico del PD, che peraltro è un ottimo portavoce del partito, ma a me piacerebbe sapere cosa veramente pensa lui della politica e non cosa pensa Bersani o diciamo Renzi, eccetera. Ma devono andare via quelle, non servono tante persone in Italia, bastano 2.000 persone, chi siede il 99% in Parlamento e tutti i burocrati che ci sono nell'amministrazione pubblica, non serve tanto, cioè stanno andando via le risorse e stanno rimanendo qui praticamente chi non può dare futuro al paese, perché ha 80 anni, 70 anni, cosa ci può dare, scusate, Berlusconi, cosa ci può dare Berlusconi che ormai ha 70 anni e peraltro non potrà neanche più parlare perché ormai andrà ai servizi Ha sociali. 77 anni, 77 le gambe delle donne. È da 7 anni che ha 70 anni. Ha 70, sì, dico 70 anni per carità. E che ha 76, cioè non c'è più futuro. Adesso io Il più penso giovane è Papa che Francesco. No, lascia stare il Papa, che non c'entra È un assolutamente, dato di che fatto? abbiamo un messaggio Uno di che ce ne 18 vorrebbero dice 100 di70. questi papi, ne abbiamo anche due in Italia peraltro ora. Quindi voglio dire, oggi la politica si trova ad uno stato di post Big Bang, abbiamo un vaso, un coccio rotto per terra e dopo chiedono a noi giovani di ricomporlo quando loro l'hanno distrutto. Non so se vi sembra questo, se vi sembra giusto. Oggi ho girato con alcuni ragazzi a scienze politiche e forse lo 0,8% periodico dice di interessarsi di politica. È come se io facessi medicina e dicessi che a me del corpo umano non me ne frega nulla. Ecco, questa è la situazione dei giovani in Italia, ma non è colpa dei giovani, è colpa di chi ha governato finora e ci ha tolto il futuro, la prospettiva, ci ha tolto la pensione. E dopo dicono che dobbiamo rimboccarci le maniche, ma noi certo che ci rimbocchiamo le maniche, però facciamo quello che possiamo perché non c'è più nulla, non ci rimane più nulla. Ma tu non eri di Studenti per la Libertà, scusa, mi hai detto Sì, queste cosa vuol cose. dire? Eh no, intendo, cioè, facevi parte di una studentesca che fa riferimento a un che faceva almeno riferimento a un partito, il PDL. Cioè, mi chiedo come mai arrivi a Io dire penso queste che cose tu qui debba dopo parlare essere di stato. cose altrui. Magari è libero mentalmente, Esatto, come gli per carità altri. di no, cioè, magari non è sono che un po' più perché uno si libero rispetto prende. a voi, Io penso che si dell'Udu, dei prende. ragazzi che siete sempre politicamente schierati e oltre di quello, fuori dal seminato, non Ma andate. non mi sembra Cioè, assolutamente. Guarda, io.
questo è la verità, è la verità. Dimmi dove, fammi un esempio. Vabbè, scienze politiche è stato un campo di battaglia per quanto vi riguarda, dove a noi non è mai stato dato la possibilità di non solo di manifestare. La prima vera manifestazione c'è stata qualche giorno fa, dove i ragazzi di medicina in camice bianco hanno chiesto più borse di studio, più merito. Se ti riferisci, è la verità, a quest'anno, posso essere d'accordo. Voi non avete mai lasciato, perché i giovani non è che sono tutti lì a dormire. I giovani si muovono, però non c'è solidarietà neanche tra i giovani, perché quei quattro giovani che si interessano di politica li scannano, è la verità. Guarda, posso fare un esempio? Allora, io non c'è questa politica contro del muro contro muro? Sì, perché Trivellato è molto facile. Deve sapere che loro sono ragazzi di partito e io a me fa piacere, perché sono ragazzi che si interessano attivamente di politica, però devono anche capire che non devono leggere lo spartito del PD o di quella che era. Parte non so, non credo. Io faccio parte di tra l'altro, proprio quando ho chiamato Enrico Bella, proprio, gli ho detto, guarda, ho letto un suo articolo che è uscito su un editoriale, che è uscito sull'Unità. Mm. E l'ho trovato... Prego, su che giornale? Sull'Unità. Ah, sull'Unità. Giusto? Sì, il titolo e l'ho trovato estremamente... Il PD smette di guardare a se stesso, cominci ad ascoltare i ragazzi. Sì. Ah. Guardate, lo dico con sincerità, non condivido molte delle questioni, delle posizioni del mio partito. Quelle che però vi ho detto questa sera è quello che credo io intimamente. Quali sono le posizioni? Questo è, no? Quando diciamo quali sono gli ideali, cioè quali sono i valori che orientano le decisioni del tuo partito? E la critica che faccio al tuo partito è la critica che faccio a tutti i partiti. Esatto. I partiti dovrebbero essere ancore culturali, dove io sviluppo un'idea di persona, di società, di comunità, e da quell'idea discendono delle decisioni. Qual è quel bagaglio culturale? Perché Marx non parlava delle coppie omosessuali. Allora, tu prima hai detto che quello è un ideale profondo. Qual è l'ideale? C'è scritto nello statuto del PD. Qual è la base culturale da cui discende la politica? Capito? Bisogna credere in qualcosa. Il problema della generazione che mi ha preceduto, che oggi scarica... Devo dire quello che penso io, perché il suo collega mi ha chiesto di dire quello che penso io e io l'ho già detto. Ma assolutamente, però... Spesso sono in accordo... Quando prima c'è stato chiesto e ti è stato chiesto, mi sono intromesso perché ho atteso, poi però vedevo che la discussione tornava ad arrovellarsi. Quali sono gli ideali? Gli ideali non sono decisioni specifiche o norme che il Parlamento deve approvare, sono riferimenti culturali alle quali quelle norme si appellano. Il problema è questo: nel PD, nel Partito Democratico, che io non ho problemi a dire è l'unico partito strutturato e presentabile in Italia, qual è questa fonte culturale di ispirazione? Il problema è che non puoi rispondere a questa domanda e quindi non puoi declinare gli ideali di riferimento. Sai perché? Perché ci sono due famiglie culturali che nel PD si sono sposate e che oggi impediscono al PD di presentarsi alle elezioni europee con un'idea di Europa. È vero. Perché o devono guardare ad una famiglia, alla famiglia di Schulz, del Partito Socialista Europeo, o a quella del Partito Popolare. Queste sono le due grandi aree culturali che connotano la politica. E allora gli ideali trovano fondamento lì. E poi si fanno le piccole cose, che significa finanziamo la scuola e altro. Mi permetto di chiudere. Se la generazione che mi ha preceduto scarica sui giovani l'onere della rivoluzione, deve anche capire che in 16 anni ha fatto 4 riforme dell'università. In 16 anni ha fatto 4 riforme dell'università. È chiaro che il giovane è disorientato. D'accordo? Certo. Ti fermo perché volevo dare... faccio replicare Enrico Beda e dopo passo la parola al professore Armando Cade. Non voglio togliere spazio al dibattito che non mi pareva fosse sul Partito Democratico. Certo che no. In ogni caso mi fa piacere che sia riconosciuto, insomma, la struttura del nostro partito e anche questa domanda sul quali sono gli ideali. Ti dico quali sono i miei ideali e perché io sono nel Partito Democratico, quali sono gli ideali del Partito Democratico per cui io sono entrato nel Partito Democratico. È di fatto la stessa cosa. Io dico che quando parliamo di solidarietà, quando parliamo di giustizia sociale, quando parliamo di fratellanza, non stiamo parlando di parole a caso. La giustizia sociale, quando diciamo che chi ha di più deve dare di più, ma chi la fa la giustizia? Chi ha di meno deve essere aiutato di più. Non sono ideali, non sono solo ideali, sono cose che poi vengono tramutate in opere effettive, in leggi.
che possono aiutare questo paese. Ma ora io non vorrei soffermarmi. Beh, immagina, ti fermo un attimo, però avevamo, non si capisce chi ha di più che cosa. Capito, però, cioè, dire, professor Carrà, che gli altri, non, certo, non noi vecchi, ma certo, ma ha ragione altri. Maurizio, ma anche perché francamente, ma scusa, posso... ci avete detto fino adesso intervenite, fatevi sentire, eccetera. Sì, 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 no, beh, caspita, certo, no, gli rispondevo altri, perché ha ragione Maurizio, ragazzi, gli altri sono ospiti, chiedo, sì, sono ospiti, non hanno, non vogliono, no, non vogliono, se vogliono intervenire possono intervenire, i microfoni sono aperti a chiunque voglia intervenire. Professor Kasen. Ma io sono di un altro avviso, perché temo che torniamo un po' a sfiorare le ideologie. In questo momento siamo come alla fine del grande conflitto. Bisogna mettersi tutti insieme e affrontare quelli che sono i problemi di ogni mattina. E sono problemi grossissimi. Perché quello che ammazza, la prima cosa che ammazza questo Stato è la burocrazia. E se noi riusciamo a sconfiggere la burocrazia, la maggior parte delle fantasie che hanno i ragazzi vengono fuori, perché tutto quello che succede viene bloccato dalla burocrazia. Bravo. Non c'è scampo. Allora vi faccio un esempio banale. A un certo punto, chissà perché e chissà come, è successo che un gruppo di scalmanati è andato in giro per i monti ad accendere dei ripetitori e c'era una legge contraria. Ma siccome la lentezza della burocrazia in questo caso ha giovato, ora che si sono accorti che sono nate le emittenti televisive e radiofoniche, erano 1600. Non c'era regolamento, non c'era nessuno che diceva bisogna far così, bisogna far colà, bisogna avere il capitale sociale, bisogna avere la società, eccetera, no. Osti, che è quello che ha la 9, no, e arrampicava su per Monte Madonna a piacchettar chiodi e mettere su pali, e ci si inventava. E quando arrivava la polizia postale, si lasciava una specie di apparecchio lì attaccato che loro sequestravano, poi si tornava indietro, si metteva quello buono e si riaccendeva. Ma siccome erano lenti, no? Ora che se ne andavano e tornavano, noi facevamo intanto televisione e radio. E sono nate delle realtà mostruose. Cioè Radio Birichina non è nata così perché aveva i soldi, ha trovato il petrolio, c'era la banca che la finanziava, così noi. No. Quando è morta, ha incominciato a morire il mezzo di comunicazione della televisione, quando hanno fatto la legge Mammì, hanno regolamentato e siamo in un abisso, in una situazione che è ingestibile. E io torno oggi dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e sono affranto, perché non è possibile che noi dobbiamo combattere ogni giorno con la burocrazia e dobbiamo lasciare a casa decine di dipendenti perché lì non gliene frega niente di noi. Non hanno nessuna sensibilità, me l'hanno detto chiaro e tondo, ma noi abbiamo altri progetti. Cioè, questo, il Ministero dello Sviluppo Economico, quello che è responsabile dello sviluppo del Paese, mi ha detto noi abbiamo altri progetti. Mi sembrava Hitler, no, ha detto ma voi non servite a niente, ma forni crematori, sì. Allora questi ragazzi si trovano di fronte alla stessa cosa, perché qualsiasi cosa facciano, se non c'è una finestra come è successo all'epoca nostra, che nessuno si è accorto che stavamo mettendo su delle aziende, no? E meritevoli peraltro. E peraltro abbiamo sviluppato l'economia del paese, perché è cominciato il signor Tony Sugaman, poteva fare la pubblicità con 4 lire e si faceva vedere e si faceva notare e la gente andava a mangiare al ristorante, in pizzeria, andava in bottega. Cioè è diventata la pubblicità che non era più la pubblicità della RAI, che costava milioni, costava migliaia di lire e ha agevolato lo sviluppo del paese. È questo che bisogna che vi battiate. Prima di battervi tra voi, discussione sì, perché bisogna che ci sia il confronto, certo, non l'omologazione, mi raccomando, ma dopo bisogna che i vecchi si impegnino a distruggere quella struttura che implica il blocco dell'economia del paese e soprattutto
le banche. Hanno fatto l'aumento di capitale della Banca d'Italia ed è un'altra truffa. Bene, vi diamo la voce ai ragazzi e sentiamo un po' cosa ci racconta Riccardo sì. Russo. Buonasera. Io personalmente cosa chiedo alla politica al giorno d'oggi? Allora io chiedo alla politica che aiuti soprattutto l'impresa a fare investimenti sulla conoscenza. Tutti sappiamo che la conoscenza ha un rendimento di lungo periodo, però secondo me per sistemare anche il problema giovani e lavoro dei giovani bisogna che comunque le imprese siano veramente portate a fare investimenti in conoscenza, e io chiedo allo Stato che comunque aiuti l'impresa a fare questi tipi di investimento, perché come ben sappiamo sono investimenti di lungo periodo, però la conoscenza nel lungo periodo può portare grande innovazione, grandi progetti e soprattutto molto lavoro per molti giovani meritevoli che sono usciti dalle nostre università e che comunque sono a casa. E se lo Stato aiuta l'impresa a investire in conoscenza, sistemiamo sia il problema del lavoro dei giovani, degli universitari appena laureati, e anche aiutiamo l'impresa a ripartire con nuove soluzioni. Potremmo, secondo me, diventare di nuovo un motore d'Europa. Ecco, senti, Riccardo, tu cosa sei disposto a fare per il tuo paese? No? Cioè, io studio scienze politiche e la mia scelta è stata una scelta, nel senso, io volevo fare politica, cioè nel senso, io amo la politica, a me piace la politica, a me piace far politica e secondo me quella potrebbe essere la mia strada, ma non per un arricchimento personale, proprio perché a me piace stare con la gente, piace stare con le persone, piace comunicare, e credo che io dentro di me mi sento che comunque devo fare qualcosa per ricreare un legame fiduciario tra cittadino e politica. Come dicevo prima, è importante, importantissimo, perché questo gap è un gap troppo elevato al giorno d'oggi. Ormai ci sono i partiti che tempo fa avevano la testa nelle istituzioni e le radici nella società. Ora sono solo nelle istituzioni. I partiti non hanno più le loro radici nella società, e noi dobbiamo ripartire da questo. I popolari, secondo me, questo nuovo movimento, questa nuova rete che nascerà, che si sta sviluppando, deve nascere con la testa nelle istituzioni e le radici nella società. Solo così possiamo ricreare i legami fiduciari, la fiducia che i cittadini hanno perso nelle istituzioni. Perché le istituzioni, comunque, eravamo arrivati a un grado di consolidamento democratico subito nei decenni dopo la dittatura, e purtroppo al giorno d'oggi c'è ancora una grande sfiducia. Io ho visto un sondaggio che una persona su tre al giorno d'oggi dice che a lei non cambia niente se ci sia una dittatura in Italia o se ci sia una democrazia. Ma la democrazia al giorno d'oggi è una cosa essenziale, perché la democrazia è vita, è libertà. Senti, ti interrompo un attimo, perché tu parli di democrazia, allora volevo chiedere, visto che abbiamo Menorello, cosa sta succedendo nel centro della politica? Si sta ricreando una situazione per rimettere in piedi una democrazia cristiana, tipo, visto che ne abbiamo parlato in apertura, no? Non c'è nessun centro, perché non c'è più. Lo vediamo fra noi, non ci sono centri di gravità. Come appartiene a Battiato. A Battiato. Noi cerchiamo i centri di gravità permanente, ma sono gli ideali di cui parlavano gli amici giovani, che vanno rimparati, ricompresi. Succede quello che da tanti anni si capiva, cioè tutto quello che non è sinistra, non è PD, a cui onore al merito di essere in qualche modo un partito, ma che ha una visione culturale precisa, l'ha descritta benissimo il professor Casen adesso. Se c'è un problema, se c'è un'ingiustizia, se chi ci risponde? Lo Stato, la norma, la disciplina, la regola, la burocrazia. C'è tutto il resto del paese che intuisce che non è questa la strada. Non è questa la strada. Tecnicamente si chiama sussidiarietà, vuol dire aiutare chi si dà una risposta, chi fa impresa, chi dà un pane all'amico che è senza, che non ha di che dar da mangiare ai propri figli, che fa una scuola
quando io ero assessore del sociale, con Maurizio, avevamo 30 anni e ce lo siamo presi il comune quella volta, contro tutti e tutti i sondaggi che davano i potenti di Padova al 70%, avevo trovato delle famiglie che aiutavano dei ragazzi che avevano un disagio scolastico a fare i compiti. E dice, diamo, chiedevo in comune, diamogli una stanza di una scuola comunale. Non si può, perché prima deve esserci l'assistente sociale che dice che quelli hanno bisogno e poi si deve... Ecco, tutto deve passare per il potere. No, e poi no. Leggiamo Tolkien per cortesia su questo, che quando il potere fa così non ci si vede più, si diventa trasparenti. Allora, tutto quello che cosa sta dall'altra parte della cultura di sinistra, che pensa che a ogni risposta ci debba essere un qualche signore seduto... Ma secondo te Renzi la vede così? Non ho capito Renzi come la veda, un giorno la vede non così, un giorno la vede come la CGL, un oggetto misterioso che si aggira in Italia, vedremo cosa combinerà, ma che faccia la sua partita. Io speravo che si staccasse il Partito Democratico, invece il Partito Democratico lo ha inglobato e temo che come lo scorpione lo abbracci e poi lo punga da dietro. Ma non mi interessa. Cosa succede in Italia oggi? Succede che è finito il tappo. Il Partito Democratico che... Silvio Berlusconi, che aveva, qui molti di noi anche avevamo dato credito perché sembrava che ci fosse la promessa di una riforma dello Stato, della giustizia, del fisco, ha fallito i propri obiettivi politici. La storia, l'età, la fisiologia, nessuno è eterno, grazie a Dio, lo porta a un declino ormai a tutto evidente, ma chi faceva... E a voi cosa succede allora? Con le dimissioni di Monti, scelta civica, cosa succede? Scelta civica è stato il primo autorevole tentativo di dare una rappresentanza a un popolo non di sinistra che non fosse berlusconiana. Poi insomma, vabbè, dopo gli eventi sono andati avanti perché Berlusconi è finito o finirà, non mi interessa, l'egemonia berlusconiana dell'area popolare non c'è più. Quindi si sta ricomponendo un quadro e ci sono dei tentativi di ricostruire unendo l'assemblea di Popolare per l'Italia di sabato scorso, voluta da, soprattutto dal ministro Mario Mauro, è un tentativo di dire ripartiamo da chi c'è e apriamo lo spazio senza mettere veti a nessuno. È una partita molto complicata, molto difficile, ma finalmente chiara negli ideali. Centralità della persona, sussidiarietà e appartenenza al popolarismo europeo, senza se e senza ma. Penso che saremo in tanti a costruire questa cosa, ci vorrà del tempo, ma la direzione è questa, l'entusiasmo c'è, certo. E soprattutto bisogna che sia uno spazio aperto a nuove generazioni, in quei termini in cui descriveva il professor Casen adesso, cioè disponibili, in questo senso l'anagrafe conta fino a un certo punto, a pensare che far politica è riconoscere il bene che c'è. Chiudo dicendo, perché ci incazziamo tutti con la politica? Perché in qualche modo sentiamo che ce la rubano. Cioè la politica non è di nessuno in particolare. Quando sentiamo che qualcuno fa il professionista della politica o viene catapultato o viene messo in liste bloccate, qualcuno fa un sopruso, ci arrabbiamo di più che non il sopruso riguardi, non so, la partita di calcio che l'arbitro arbitra male, sì, ci si arrabbia, dice no, chi se ne frega. Mentre qui no, perché la politica è una delle tre grandi dimensioni dell'uomo, assieme al problema del destino, il problema affettivo, il problema del bene comune, della propria famiglia, della propria gente, e lo sentiamo tutti dentro, è di tutti. Quando qualcuno se ne vuole appropriare, con le liste bloccate, facendo i satrapi così, ci arrabbiamo. Vuol dire che siamo ancora vivi se ci arrabbiamo, quindi riprendiamoci questi spazi e diamo viva la società. Certo. Non viva lo Stato, e qui siamo un po' diversi dalla sinistra, per fortuna. Maurizio Saia, qual è la tua visione? Cosa sta succedendo? Allora, cioè, si rinnovano questi partiti per davvero oppure no? Io guardo molto più le persone, non riesco più a guardare i partiti. Io 3 anni fa ho scelto di uscire da tutti i partiti, sapevo che concludevo anche un percorso politico che era nato con dei sogni, non certo per andare a fare il parlamentare, poi il mondo è cambiato, sono anche riuscito a farlo, ma ho anche deciso di uscirmene, perché nel momento in cui ti poni fuori da tutti, è chiaro che quando finisci una legislatura non c'è più nessuno che ti possa riprendere. Per cui anche stasera guardavo
negli atteggiamenti e nei comportamenti. Nessuno... Hai osservato che si sono dati del lei? Sì, vabbè, ma io do del tuo a tutti, spero che tutti mi diano del tuo, soprattutto non mi chiamino senatore, mi dava già fastidio quando lo ero. Figurati oggi che non lo sono più, se non può proprio darmi fastidio, proprio non per il senso dell'istituzione che dovrebbe avere anticamente, ma per quello che purtroppo è la rappresentanza politica oggi. Prima Roman diceva il ricambio. Roman, c'è stato un ricambio del 70% in Parlamento, eppure la situazione è ben peggiorata. Quindi è difficile dare anche dei criteri precisi. Qui scusa, Maurizio, il tema Sono sempre nominati, te puoi mettere anche tutti questi titoli, se sono nominati rispondono al capo. Vabbè, allora dovevi dire non deve essere nominato, qui voglio dire, il tema non è il ricambio solo, il tema è che cosa ricambi e come lo ricambi, quindi è questo centrale. E io su questo i partiti fanno schifo tutti, lo dico in italiano. Io che sono stato dentro le commissioni, ho visto chi è legato e servo, come si diceva ai miei tempi, di partito e chi non lo era. E io che ho provato a non esserlo, mi annusavo con altri, anche di sinistra, che provavano a non esserlo. E quindi non riuscivo più a vedere differenze. Vedevo le differenze nei comportamenti umani, nell'atteggiamento, nello stile, nel tenere la schiena dritta, nel fare una scelta anche nel piccolo e nel segreto nel senso nella lontananza dei cittadini, in certi voti dove tu volevi scegliere per il bene, non mi conviene, non mi conviene, dopo st'altro mi guarda mai, non mi ricandida, eccetera, ma perché andava ed era giusto o era sbagliato. Io qui non voglio dar pagelle e non mi permetto, non ho nessun titolo per farlo, però questa sera posso essere deluso da alcuni giovani e da altri no. E sta anche negli atteggiamenti, nel fatto se vuoi dare o meno le pagelle, se ritieni di essere sempre nel sicuro, nel certo e nel giusto. Oggi io non riesco a immaginare che uno possa sentirsi nel giusto perché è in un partito o in un altro, esatto, o in uno che si è appena sciolto e però ne sta costruendo un altro. Cioè poi siamo un paese in cui ci dimentichiamo le storie, i comportamenti, cosa ha fatto, le responsabilità di quello che diceva il professor Casin, di chi sono. Poi scenderemmo anche sulle soluzioni e allora forse sarebbe interessante anche capire perché la burocrazia non solo è padrona di questo paese, ma addirittura questa politica l'ha messa a fare i ministri e a rappresentare il massimo della resistenza al cambiamento. Io do degli spot, negli ultimi anni ho cercato di fare delle cose con i giovani, ne ho portati 600 insieme a altri due parlamentari davanti alla Banca Centrale Europea, per dire non andiamo solo a sfasciare le vetrine, andiamo anche a proporre delle cose, e abbiamo cercato di proporre attraverso alcuni parlamentari europei. Due sabati fa mi sono trovato con degli ex politici che hanno voluto ascoltare a Roma gente da tutti i settori che diceva che cosa sarebbe il sogno di un paese che si deve modernizzare, tant'è che abbiamo chiamato quel movimento MIT, Modernizzare l'Italia. Ma qual è la politica che ti ascolta? Io so dentro al Parlamento chi ascoltava e chi no. A me è piaciuto, e non me ne frega niente, lo dico agli amici che lo hanno un po' massacrato, al rappresentante del PD, l'amico Beda, non mi interessa se lui è nel partito. L'atteggiamento che lui ha avuto questa sera è un atteggiamento comunque positivo, comunque di dialogo. Poi lui ritrova in quel partito, io glielo auguro di trovarlo, e gli auguro anche che i giovani come lui riescano a cambiarlo quel partito e a modificarlo. Quando ho avuto dei giovani, tra virgolette, sotto le mani come coordinatore di partito, quando un partito ce l'avevo, dicevo questo: ragazzi, guardate, io posso solo fare dei danni a voi, per cui il mio compito è di preservare le vostre iniziative, tutelarle, esponetevi ed esprimetevi come vi pare, perché oggi avere dei giovani liberi che in un partito possano esprimersi o fuori da un partito e dire la loro è una cosa che io oserei dire sacra. Una volta i giovani erano talmente tanti a far politica che la politica poteva permettersi di massacrarne una serie e sceglierne alcuni che poi andavano avanti. Oggi quei pochi sinceri, veri e reali e genuini che la vogliono fare, fuori anche dai partiti o dentro, non mi interessa, ma che lo senti nel cuore se c'è la passione sincera e non c'è quello che purtroppo è stato detto, che è anche vero, vago là perché mi conviene, perché divento e mi dà il lavoro, faccio il consigliere, c'ha podolire in più, eccetera, con la nomina, ma perché lo fanno? Perché ci credono. Ma devono essere preservati come una reliquia.
E questo paese, purtroppo, poi dovremmo fare degli esempi su quello che succede negli altri paesi, come in Spagna, ma fra poco anche in Albania, c'è stato un mese fa, sta cambiando tutto, c'è un governo di centrosinistra che sta facendo molto bene, non me ne frega niente se è di centrosinistra, sta facendo bene e sta immaginando un paese che è in certe situazioni al medioevo che possa rilanciarsi. Va in Spagna e il centrodestra ha fatto bene, cioè il tema è le proposte, attorno a che cosa si devono coagulare le genuinità dei giovani. Questo è purtroppo il dramma di questo paese, dove il cambio di passo passa attraverso una radicale trasformazione istituzionale e costituzionale che purtroppo non riusciamo a vedere. Chiudo. Qua si è discusso di legge elettorale per anni, ma ci sono due partiti che si chiamano PDL e PD che hanno fatto di tutto per non cambiarla sta legge. Dalla mattina alla sera hanno giocato nelle commissioni per non cambiarla. Perché fa comodo avere... Solo loro due o anche gli altri? Guarda, ti posso dire, in particolare solo loro due, perché io non posso dire avere grandi simpatie per la Lega, ma lì gli uomini si vedeva cosa facevano. Persino loro ce l'ha messa tutta per modificare la legge e trovare delle sintesi. Ma non era la colpa del partito, era di chi comandava il partito, che gli andava bene non fare quella legge per addossare all'altro, a quell'altro, le colpe. Non possiamo andare avanti in questa maniera. Guai e poi mai che i giovani... li si irrigimenti su questi schemi per cui tu sei di sinistra, tu sei di destra, tu hai detto questo. Sì, ci sono i valori, ma c'è anche un quadro di libertà e di compromesso in alcune situazioni nelle quali credo che le differenze comincino. Quello che è giusto fare non sta più diventando di destra o di sinistra, e da un pezzo forse. E quindi quando un giovane comunque vedi che dice delle cose in maniera genuina, ma preserviamolo, cioè al di là delle sue illusioni o meno, ma che porti avanti le sue battaglie dentro il suo partito, che è dalla parte opposta al mio, o in un altro, ma è questa la cosa più importante. Questa è la logica che deve cambiare. Allora, abbiamo poco tempo, ho ancora tre ragazzi da far parlare. Francesco La Russa, Enrico Beda e Marco Zabai. Dice hai parlato abbastanza, ma dai, lasciamo spazio un po' a chi ha parlato meglio. No, vabbè, ma comunque allora dai, Francesco La Russa, allora dobbiamo andare oltre questa politica, questi atteggiamenti. Tullio, scusa, dimmi. Però fai rispondere a lui una cosa, perché continua a passare lo scroll sotto in cui chiedono a lui se è parente dell'ex ministro La Russa, quindi deve rispondere. Non l'avevo letto, grazie Maurizio. No, bisogna, perché sennò... No, basta, così è contento il telespettatore che continua a mandare l'SMS su questo. Passava anche un altro SMS, idee con quattro punti esclamativi. Eccolo qua, dove sono le idee, ragazzi? Allora, forse gli ideali... No, ti devo zittire perché deve parlare Francesco adesso. Diamo spazio a tutti quanti. Sì, dopo abbiamo tempo per chiudere e parlare anche te. Scusami. Certo, grazie della segnalazione. Beh, allora, è emerso da questo dibattito che le idee ci sono. Mi è sembrato di capire che in realtà non si riescono ad applicare perché ci sono dei sistemi sotto che sono storici, vecchissimi, quelli dei partiti... E non si riesce a capire sostanzialmente che in realtà quello che conta non è tanto il partito, quindi tutto quello che c'è dietro al partito storicamente parlando, ma l'idea di per sé. Io sono di centro, ho scelto Scelta Civica, l'ho scelta, adesso non esiste più, ma l'avevo scelta, proprio perché si poneva innanzitutto come scelta di centro, ma soprattutto civica, quindi diciamo sarebbe un po' assurdo dirlo adesso, ma per certi versi apolitica. Perché voleva premiare le idee, non tanto le scatolette chiuse dei partiti, delle idee storiche, delle ideologie meglio, che non esistono più, non esisteranno più, perché il mondo ormai è talmente... Cioè l'Italia non è più, non è più chiusa dai confini, c'è l'Europa, ma c'è ancora di più il mondo, ci sono realtà che comunque incidono sulla nostra vita di ogni giorno, come ad esempio quelle degli ex paesi sovietici, o comunque della Cina, dell'India, dell'America... Latina e così via, che sono addirittura anche per certi versi più forti di noi, per cui incideranno sempre di più. Io mi chiedo oggi, ed è anche una domanda che pongo, una domanda retorica per certi versi, perché non smetterla con questi discorsi soliti sui partiti e non cominciare a parlare solo di idee, basta partiti, che sia Monti, che sia Berlusconi, che sia Bersani, Pifani, quello che è, non interessa più a nessuno, anche perché nelle ultime elezioni l'abbiamo anche visto, tra l'altro, ma parliamo di idee che vengono portate avanti da
persone singole che poi lasciano, cioè non più personalizzazione della politica tra l'altro, ma si porta avanti solo l'idea che poi si tramanda e si fa succedere in altre persone, quindi si vota l'idea e non la persona. Spero che la politica diventi questo, insomma, prima o poi. Tutto qua. Cari, grazie anche a te, magari, no? Enrico Beda, sei stato, hai avuto una spalla... Mamma mia, inaspettata. Inaspettata. Lo faranno dimettere domani mattina. Come commenti per intelligenza col nemico? Intervento di Maurizio Saia. Come dire, a me quando uno riconosce un po' la passione di far parte di un progetto politico che ha anche delle difficoltà, dei momenti in cui ti chiedi serenamente che senso abbia, a me non può che far piacere poi che venga da un avversario politico. Sinceramente io e Maurizio nemmeno ci conoscevamo e quindi mi fa particolarmente piacere. Detto questo, io vorrei concludere questa serata anche con un messaggio un po' di speranza, no? Certo. La politica in realtà, per come lo vedo io, insieme al volontariato, qualsiasi forma di partecipazione, lo diciamo spesso ai ragazzi, non pensiate che il partito sia il luogo della vostra vita, cioè andate a cercare il vostro impegno civico anche altrove, lo diciamo ai ragazzi che fanno politica nel Partito Democratico. Ecco, io credo che la partecipazione, no, sporcarsi le mani, perché puoi averle anche pulite, ma se te le tieni in tasca cambia poco alla fine, no? Allora, se possiamo provare a dire che ad un ragazzo che ha 20 anni, che con molta difficoltà prova ad aiutare qualcuno anche, anche scendendo in politica, che le cose si cambiano partecipando. Guardate, io faccio il segretario di circolo anche in un quartiere di Padova e vedo che le persone vengono a chiederti delle cose fondamentali. A volte c'è agli occhiali chiedeva quanti anni hai. Ho 28 anni. 28 anni, cioè, ma a volte ti vengono a chiedere anche delle cose minime, banali, ma ti rendi conto che quando dai una mano stai anche meglio, cioè, la politica è anche questo, il senso civico è anche questo, mettersi a disposizione di chi ha bisogno. E guardate che non è che hanno bisogno solo quelli di sinistra, io lo voglio dire molto chiaramente, in questi anni abbiamo dato una mano a tutti e credo che a volte nel civismo di una città, nell'amministrazione di una città, si possono avere dei punti in comune anche chi non la pensa esattamente come me su alcuni temi nazionali. Ma se si vuole bene alla nostra città e ai nostri cittadini, si può anche collaborare in un'ottica di mettersi a disposizione di chi più ha bisogno. Certo. Marco, sei nascosto là dietro, ti abbiamo tenuto un po' così, però tu sei una voce importante perché insomma, rappresenti tanti studenti che vi seguono. Gli studenti sono quelli che vanno in piazza, che protestano. Sì, è da protestare, ce n'è. No, continuamente, purtroppo, dato che il capitolo dell'istruzione è uno dei più colpiti, a me dispiace un attimo, come dire, la retorica anche su per quanto riguarda la centralità della persona. Sta bene fino a un certo punto, nel momento in cui ci si assume anche una responsabilità comune rispetto a quello che sono degli obiettivi. Io penso che permettere alle persone di studiare sia assolutamente un obiettivo che da cui beneficerà tutta la comunità, non semplicemente la singola persona che è in formazione. Quindi da questo punto di vista, per adesso, negli anni, si è tenuto, in questi ultimi in particolar modo, si è voluto, come dire, si è svalorizzato l'idea appunto di investire su capitoli come il diritto allo studio, che invece sono fondamentali in questo senso. Comunque, scendere in piazza, anche l'abbiamo visto in questo autunno, non è più appunto considerato magari la cosa principale per quanto riguarda le forme di protesta e di espressione, ma ce ne sono tante. Non è vero che non ci siano dei disagi, in particolar modo all'interno dell'università o delle scuole superiori, eccetera. E quando io prima ho detto dell'ascolto, io intendo proprio questo, cioè intendo che io vorrei potermi porre verso una classe dirigente, e che sia composta o meno da persone che hanno la mia età o altro, in un'ottica per cui se io espongo un problema mi si può anche rispondere, come dire, di no, ma non lo si può fare semplicemente aggrappandosi a priorità inesistenti o negando il fatto che io stia ponendo delle necessità.
non posso andare a parlare di diritto allo studio aspettando, senza che appunto davanti a me avere una persona che ritiene il diritto allo studio allo stesso, alla stessa considerazione di un altro capitolo di spesa qualsiasi. C'è una necessaria ascolto delle necessità che arrivano dal concreto. È quello che distingue chi ti fa una domanda per sapere qual è la situazione reale, perché vuole sapere com'è, e chi invece vuole tenderti una trappola quando ti fa una domanda. Io ritengo che appunto la buona politica sia questo, lo vivo all'interno dell'università, come dire, noi siamo una parte minoritaria della rappresentanza, dato che siamo solo il 15% dei vari organi e consigli, e questo fa capire anche un attimo quanto si dà importanza alla voce anche rappresentativa dei cosiddetti giovani. Però quello che noi proviamo è sempre in un'ottica di contro anche certi blocchi burocratici che ci troviamo davanti, di portare avanti delle istanze giuste. Devo dire che mi fa piacere che ci sia uno spirito positivo all'interno della politica, che ripeto, io non faccio attività di partito, io faccio rappresentanza universitaria. Certo, ma sei una voce dei giovani. Okay? No? Sì. Politico. E quindi appunto io vorrei questo dalla politica, vorrei dell'ascolto, vorrei che le questioni mi venissero affrontate senza che mi si venisse a dire che la soluzione sono per esempio i prestiti d'onore perché il centro è la persona, quando in realtà non c'è una politica di investimento da parte non tanto del pubblico in generale così, ma dell'ottica per cui se in Italia non abbiamo un numero di laureati pari a quello del resto di paesi avanzati d'Europa, se continuiamo ad avere le tasse universitarie più alte d'Europa, tra le più alte d'Europa, eccetera, evidentemente c'è un problema che va oltre l'aver investito sullo Stato piuttosto che sulla persona, c'è una visione di quelle che sono le priorità per delle generazioni. Bene, grazie, grazie Marco. Qui abbiamo, allora, cioè, siamo in chiusura, dopo passeremo la parola per un giro di... Ci tenevo anch'io a sottolineare, innanzitutto... questa visione ampia, giustamente, di trovare delle soluzioni comuni, bisogna anche capire con quale logica. Prima si parlava di giustizia sociale. In realtà la nostra Repubblica prevede la progressività di imposta, per cui chi ha di più paga già in logica di distribuzione. Per cui quello che probabilmente è mancato in una logica di crescita poi dei salari nel tempo per mantenere una classe media che andasse a crescere e poi creare in qualche maniera il benessere sociale. Sono due i punti cardini. Abbiamo una difficoltà per chi fa impresa nella burocrazia e anche chi prova ad accedere all'attività imprenditoriale si trova pieno di ostacoli che vanno dalle banche a delle situazioni difficilissime. Dall'altra è stato un abuso delle situazioni di giovani che lavoravano attraverso la precarietà e la mancanza di dignità, secondo me, ha corroso quella voglia di fare. Per cui sono venute meno due condizioni essenziali per creare quella serenità sociale per poi rilanciare uno sviluppo. E il fatto che noi siamo qua, secondo me, è una speranza, nel senso che comunque il fatto di avere degli strumenti comunicativi sono sempre fondamentali, però la logica dello Stato che cambia, della politica che cambia, deve cambiare su questo punto qua, perché... Se ad esempio uno, faccio un esempio anche di chi inizia l'attività, adesso c'è la Camera di Commercio ad esempio di Padova, fa del microcredito, ma se uno deve accedere deve impiegare 2 mesi per avere dei fondi, non sai che iter, uno fa perdere la voglia anche di fare. Ma così sono milioni di situazioni in cui tu perdi una valanga di tempo per riuscire a mettere in moto le varie cose. E se non è solo chi fa impresa, ma anche chi ci lavora dentro deve trovare quella dignità, quel valore in cui poi potersi costruire il proprio futuro e proprio anche quel valore che può essere la famiglia, può essere le relazioni, comunque quello che vuole, per ridare poi serenità alla propria vita. E la politica, se non riesce a entrare in questo meccanismo, ricreare quella base di sviluppo, di crescita, ma anche di voglia di dar valore alla vita, è morta. E deve partire da un cambiamento di passo di uno Stato che ha riempito di tassi in questo caso, sì, allora se esiste la progressività di imposta però non vuol dire far morire le persone di tasse, e questo è il problema di fondo, cioè una tassazione che ha limite per cui anche chiunque si trova in qualche maniera oppresso. Se non cambia questa logica, ed è, ripeto, il primo che deve fare il passo è lo Stato e chi ha responsabilità politica e anche a questo punto amministrativa ha delle grandi oneri. E quindi questo è quello che chiedi tu. Volevo spezzare una lancia a favore dei partiti. Senza partiti, senza corpi intermedi che facciano filtro tra il singolo, ok,
che non verifica e non può mai verificare la bontà delle sue idee se non attraverso il confronto, se non c'è uno spazio di socializzazione come questo o come camera di compensazione, quello che un tempo poteva fare il partito, come fa a capire se la propria idea, il proprio ideale funziona, se non accede al confronto? Allora, quello che è mancato, è mancato quello spazio, cioè quell'occasione di condividere, di confrontarsi, di socializzare alcune opinioni. I partiti sono diventati comitati elettorali improvvisati pochi mesi prima delle elezioni, e quando io dico che c'è un partito ben strutturato, dico che anche questo partito fa questa cosa, perché le aree di confronto non ci sono più, ma perché non può confrontarsi su alcune cose? È come dire, su questa cosa siamo tutti d'accordo, basta non chiederci il perché. Io credo che la passione ritornerà nei giovani e in tutte le generazioni per la politica se noi affrontiamo il nodo del perché. Perché mi interessa il diritto allo studio? Perché mi interessa il diritto allo studio? Questo è il tema. Perché forse questo alto numero di laureati al Veneto forse neanche serviva. No, ma non è che è un must avere il numero alto di laureati, a me servivano anche artigiani di competenza. Purtroppo l'artigianato di competenza, o per fortuna, si impara fin da molto giovani, e quella è una ricchezza sociale e territoriale di questo territorio che l'ha sempre caratterizzato e che oggi lo rende uguale ad ogni altro territorio. Quindi voglio dire, sui perché bisogna andare fino in fondo. Quando avevo 26 anni ho cominciato a dirigere una scuola di formazione all'impegno sociale e politico, perché mi sono chiesto: accedo ad un partito o costruisco un'esperienza formativa? Ho preferito costruire un'esperienza formativa perché i partiti che ho incontrato non formavano più. Il partito di Settimo Gottardo, almeno in parte, era un partito che era scuola di vita, e scuola di politica era quella palestra che ti preparava all'agone pubblico. Oggi i partiti non fanno questo. Allora, Settimo Gottardo, sì, tiriamo un po' le somme, siamo addirittura d'arrivo, come si... e io vengo qua, che impressione hai avuto? Io ho avuto un'impressione precisa di un'idea che già avevo, ma adesso devo dire mi convince sempre di più, che dalle cose che ho sentito questa sera, la cosa fondamentale è la consapevolezza che le nuove generazioni, tutte le nuove generazioni a turno, sono portatrici di esperienze, di sensibilità, di sogni irripetibili, e che non devono porsi il problema di cosa rappresento o dove incasellarmi. Il contrario, qualsiasi sia la casella che trovano, devono, è un dovere civico, esprimere la propria irrepetibilità, perché di questo ha bisogno il paese. Non la omologazione. Quindi quando sentivo delle analisi molto interessanti questa sera, proprio mi confermava su questa impostazione, perché l'omologazione consumistica o carrieristica, fino alle estreme conseguenze, dove uno mette in lista la propria fidanzata o il proprio lavavetri, è la distruzione della specificità di una generazione. Dentro o fuori un movimento, l'importante è che tu dentro lì, dove sei tu, perché solo tu in quel momento porti la specificità di questa generazione che l'evoluzione, lo sviluppo dell'umanità ha bisogno. E sei un unicum, è un unicum. E tutti quelli che utilizzano e strumentalizzano come l'unicum sono antipolitici, sono forme dittatoriali della politica. Mi spiego meglio. Dubitate di quanto trovi qualcuno che dice larga i giovani. Ma che cazzo? Non c'è, da che mondo è mondo, nessuno regala niente, neanche a voi. Perché questa esperienza nel nostro paese l'abbiamo avuta. Negli anni, alla fine degli anni 40, con la crisi del fascismo, la perdita della guerra, è venuto fuori il largo ai giovani. E la risposta è fallimento del fascismo. E con questo slogan del larga ai giovani hanno mandato al massacro un'intera generazione senza ideali, li hanno massacrati nella Repubblica Sociale di Salò, dicendo andate, il mondo è vostro, noi abbiamo fallito. No, non c'è largo ai giovani, c'è semplicemente il riconoscimento duro, feroce, perché voi non potete rinunciare alla vostra identità, che è l'unico elemento di novità che portate, feroce, duro. Da non cedere a nessuno, neanche a quelli che dicono andate avanti voi, perché vi utilizzano per portare un bagaglio vecchio che vi ucciderà. E quindi questo tipo di concezione, ma anche di durezza,
proprio di durezza. Io sono un'esperienza irripetibile e la voglio affermare, perché questo è l'unico contributo che posso dare allo sviluppo della società, ed è irripetibile. E solo io lo porto in questa fase, finché anche voi non mi omologherete, eccetera. Ma questo bisogna essere ripetuto. Conclusione, questo comporta la totale autonomia, però. Questo comporta la totale autonomia. Tu non puoi fare la politica se non hai un lavoro. Bravo. La centralità del lavoro è fondamentale per la tua dignità di generazione e di politica. Bravissimo. Quindi la richiesta del lavoro e di istruzione e di consapevolezza che fanno le nuove generazioni sono la cosa fondamentale. Bravo. Sono la cosa perché ti dà la libertà. Non ti possono togliere niente, né alla tua identità di generazione, che è il tuo dovere, ciò che tu dai alla società. La società ti è data la vita, e ciò che tu dai alla società è la tua esperienza irripetibile. E la tua esperienza è ripetibile se lo sei ricattato, e lo sei ricattato se sei autonomo nel lavoro. E dice: ma qual è storia? Ma come? Io faccio il mio lavoro. Io sono autonomo, sono indipendente, sono irripetibile, una consapevolezza così forte che diffida anche da quelli che dicono largo ai giovani, perché il cosiddetto largo ai giovani ha creato, come diceva lì quel vecchio sindaco, quel giovane vecchio sindaco di Gazzignano, dice, largo ai giovani, che cosa hanno creato? I cloni, sono cloni, non giovani, sono cloni. Maurizio, bisogna diffidare allora di chi dice largo ai giovani, bisogna diffidare anche di quei politici che dicono sarò breve. Ah, questo non lo dice nessuno più. È una battuta. Allora, i partiti rigenerano se stessi? Partiti, quali partiti? Io, anche chi è un po' in posizioni quasi talebane a difesa dei partiti. Il partito è fondamentale nell'assetto costituzionale di questo paese, ma quali partiti? Che sono tutti massacrati, tutti che si spaccano e si rifanno nel giro di tre quarti d'ora, durano tre mesi, sei mesi. Una volta c'erano i partiti legati alle ideologie che duravano 60 anni, oggi durano 6 giorni, 6 settimane, 60 giorni, qualcosa, e si spaccano in 7 pezzi. Settimane e mezzo. Allora, scusa, che, non si spaccavano i partiti? Ma posso finire di parlare? Ti avrei interrotto 100 volte. Eccolo là. Ho capito però, che sei bravissimo, hai delle certezze uniche, però fa parlare un vecchio che non ha più certezze e che guarda con preoccupazione i giovani che sparano partiti. Certezze che durano tre quarti d'ora, soprattutto se sono ben saldi su partiti che... Questo certo che è un giudizio, e te lo do visto che mi hai interrotto. Ah, certo, perché... certo, hai interrotto parecchie volte, anche vedo, perché ha delle grandi certezze. Io invece che non ne ho, preferisco i ragazzi che hanno un atteggiamento diverso da chi mi ha interrotto adesso, e che sono che si pongono molti punti di domanda, molte domande, molti interrogativi, e che sanno guardare con un atteggiamento assolutamente più moderato a quella che è una fase tra le più drammatiche che il paese sta vivendo, dove, tra virgolette, i grandi non solo non sono riusciti a dare soluzioni, ma hanno veramente massacrato la politica in primis e quindi anche il paese in questo senso. Oggi è difficile dare speranze e bisogna, io mi ricollego, i giovani vanno aiutati, diamo delle no? speranze, dai. Però... No, perché vuole già interrompermi? No, perdona. È difficile riuscire a dare speranze oggi, però in questa fase, purtroppo, lo dico con chiarezza, se non è la politica che in questo momento non riuscirà a rigenerarsi, a rimettersi a posto, a tutto quello, dobbiamo accontentarci del meno peggio. È drammatico dir questo, però purtroppo in una situazione in cui siamo va bene anche questo. Accontentiamoci del meno peggio che in questo momento la politica ci offre e cerchiamo di sostenerlo, di inseguirlo e di incoraggiarlo. E non mi interessa più se a destra, a sinistra, al centro, e sono le persone, certo. Perché in questa fase qua le soluzioni, è inutile che cerchiamo a tutti i costi le micro differenze sulle coppie gay, piuttosto che le questioni economiche vedono con chiarezza posizioni che ormai sono uguali a destra e a sinistra, perché sono le soluzioni per salvare le imprese, per salvare. Poi se stiamo a guardare indietro, ma tu hai fatto, ma tu hai votato, ma lui ha detto, ma prima è stato fatto, cioè se noi guardiamo con molta urgenza in avanti, dobbiamo prima di tutto cambiare questa schifezza di legge elettorale, perché è la base. Beh, questo mi pare che ci sia stata una uniformità. E ad avere un po' di più coraggio, e io la speranza che ho oggi, e mi può dispiacere sul piano umano, sul piano del dramma personale, a parte tutto quello che gli gira intorno, che non è molto edificante, sto parlando di Berlusconi, intendo gli altri, gli accoliti, posso essere dispiaciuto sul piano umano per il dramma di quest'uomo, ma credo che senza che lui volesse o volendolo,
e con il contributo enorme della sinistra si sia bloccato un paese attorno a questa questione. Oggi che si sembra sbloccarsi questo paese, io mi auguro che questo governo, so che Settimo su questo ha dei dubbi, possa durare quel tanto per fare concretamente certe modifiche fondamentali, a cominciare da quelle economiche, dove probabilmente il clima nuovo che si potrebbe ingenerare, io me lo auguro per il paese, non per destra o sinistra, sia quello di dire, beh, adesso che se hai detto te una roba da destra, che va bene anche a me, sono d'accordo, la facciamo, e non perché certo. L'hai detto tu non la faccio, certo, la che è stato il dramma di questi ultimi 12 anni. Muro. Certo. Domenico Minorello, questi giovani vanno aiutati allora, vanno aiutati a crescere, ad acquisire, cosa dici? Se sì, come? Temo un po' il relativismo, cioè io credo che i giovani, io sono colpitissimo da loro nella misura in cui sono davvero giovani, cioè hanno un grande desiderio. È un grande desiderio di cosa? Di imparare, ma di imparare delle posizioni ideali, esatto. Di amore culturale, nel senso di apertura alla realtà, di imparare da qualcuno delle ipotesi che ti aiutino ad affrontare la vita. In questo senso non è vero che tutto è uguale a tutto, ma per fortuna io voglio capire perché qualcuno difende che un bambino possa avere due padri e due madri. Io per me, questo non, ripeto, vanno aperti questi dibattiti. Su cui io non sono d'accordo evidentemente, ma avremo modo di affrontare anche dicendo ma sì, ci sono solo le brave persone, siamo tutti brave persone, tutti brave persone. Quello che oggi abbiamo bisogno è che ci mancano degli ideali. Gli ideali sono incarnati in comunità, in famiglia, in associazioni. Per questo ci deve essere una grande esperienza popolare che la politica deve saper accogliere, e in questo senso è totalmente orfana la politica italiana da questo punto di vista, e io guardo invece con simpatia ad ogni tentativo di ricostruzione e non con cinismo, se no possiamo chiudere qui. Quindi dico agli amici giovani, non rassegnatevi, aiutateci a tenere desto il desiderio e la speranza e ad imparare gli uni dagli altri degli ideali che diano senso alla vita. Allora, Riccardo Romana, che impressione hai avuto allora da questa serata? Sì, anche se c'è stata un po' di difficoltà all'inizio a far partire sì, un po' poi, il... Sì, dai, qualcosa si è mosso. No, allora, sì. A parte che sei un giovane anche tu, intendo dire, tra l'altro. Sì, ho i capelli molto bianchi. Va bene, ma quello non No, ti dico, l'impressione è un'impressione a più facce, nel senso che da una parte è bello vedere dei giovani, dei ragazzi che la passione politica ce l'hanno e hanno voglia di spendersi in questa. Se devo permettermi un po' da fuori un micro giudizio, sì, li vedo un pochettino ingessatelli, voglio dire, li vorrei proprio più liberi, vorrei percepire una maggior libertà nella loro voglia di mettere in campo. Ma è un po' quello che dicevo all'inizio, siamo un pochino incatramati in questi nostri ruoli, probabilmente no, questo ma sai perché? Ma soprattutto perché c'è un aspetto, ci sono alcune cose, come giustamente diceva Maurizio Saia, in questo momento alcuni problemi sono così grossi che non si può non essere d'accordo, non si può stare là a guardare e dire quei problemi là vanno affrontati insieme e le cose vanno risolte. Poi ti dirò, io sono 2 anni e mezzo che, come dire, in qualche maniera sostengo questa idea, mi sto molto preoccupando perché temo di avere torto, nel senso che sono 2 anni e mezzo che continuano a dirmi stiamo insieme tutti quanti per fare le grandi riforme, l'unica cosa che non hanno assolutamente fatto sono le grandi riforme, tutti quelli che ci hanno provato finora. Questo mi preoccupa molto, staremo a vedere cosa succederà, speriamo che adesso qualcosa si muova. Però da questo punto di vista qua, anche per quanto riguarda la loro prospettiva, rispetto a qualsiasi partito, movimento, area nella quale si impegnano, ci sono delle cose che loro devono pretendere e le devono pretendere a prescindere dalla loro ideologia. Meccanismi di selezione nuova della classe dirigente sono indispensabili perché la politica riacquisti un minimo di dignità, e se la politica non ha dignità, non ha dignità neanche il loro impegno, perché finiranno omologati dentro questi carrozzoni che la gente continuerà ad odiare. Vuol dire, è da lì che devono partire a esprimere la loro voglia di rompere gli schemi. Giustamente l'ha detto in modo poetico Settimo Gottardo. Hanno un'originalità e ce l'hanno a prescindere dal fatto che siano più vicini al popolarismo o alla sinistra o a altre forme di ideologia politica. Questa ce l'hanno comunque, la devono tirare fuori perché è una ricchezza di cui tutti abbiamo bisogno.
e a turno qualcuno la tirerà fuori, ma è una cosa importante. Devono capire che è la cosa più importante che hanno in questo momento e serve a tutti. È il primo grande servizio che possono rendere a questo paese. Se fanno politica, quello di cambiare la politica. Se fanno impresa, quello di modernizzare l'impresa. Se fanno volontariato, quello di rendere più efficiente, più efficace il volontariato. Qualsiasi cosa facciano, il vero ruolo del giovane non è dire noi giovani, mi viene male quando dicono, parto, noi giovani, ai convegni, noi giovani, no, per carità, spacca tutto, non dire noi giovani. Sei qui per dirmi che cosa non ti piace, che cosa ti fa schifo e che cosa vuoi cambiare. E lotti dalla mattina alla sera rompendo le scatole a tutti quelli che hanno il potere perché lo cambino. Questo è Zanini, è d'accordo? Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo perché bisogna veramente prendere questa energia di questi giovani per spaccare queste regole della burocrazia. Solo in questo modo qua si do nuova energia e anche tanti amici imprenditori che si vedono oppressi quotidianamente, che vorrebbero fare ma che sono oppressi da un sistema fiscale, dal fatto che non c'è una giustizia che tuteli i loro interessi, dal fatto che non riescono ad accedere al credito bancario. Bisogna partire quindi con una nuova energia e i giovani possono essere assolutamente protagonisti di questo. Grazie. Volevo sentire anche Maria Grazia Lucchiari, da ieri sera a questa sera. Che dici? Lucchiari. Lucchiari. Sull'idealità, su delle battaglie concrete che coinvolgono le vite di tutti noi. Siamo andati sui giovani e vecchi e mediani. Io non sono abituato a questo tipo di confronto. Mi piace confrontarmi con le persone sugli argomenti concreti, sui diritti civili, sul lavoro, sulla giustizia, sugli argomenti che trattiamo. Noi abbiamo 5-6 referendum in piedi che andranno al vaglio della Corte di Cassazione sulla giustizia, responsabilità del magistrato, ma erano 12 referendum che trattavano la questione delle droghe dei giovani, l'8 per mille, il divorzio breve, tutte tematiche della vita comune di milioni di italiani. Ecco, io mi confronterei anche con i giovani, io andrei fuori giovani, io conosco degli anziani vecchi freschissimi e pieni di giovinezza. Io ne ho uno in casa mia che è Marco Pannella, è un grande vecchio ma è un grande giovane vecchio che ha delle idee ancora molto 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 valide. Ecco, io mi confronto sulle cose, più andrei al di là della separazione giovane. Certo. Professor Casena, lei ha il compito di tirare un po' le somme di questa serata. È difficile tirare le somme perché abbiamo incominciato adesso e ci poniamo la problematica di continuare. Però non vorrei essere io il provocatore e quello che propone la continuazione. Invito i giovani qui presenti e tutti gli altri che vogliono partecipare a dar vita a questa trasmissione anche in futuro. La mia continueremo a trasmettere allora. Certo. Ho visto quello che aveva detto prima. Ma è sempre subcondizione, dipende da me. Finché riusciamo a... Noi siamo in questo momento siamo dei pirati, ci occupiamo una frequenza che non è nostra, no? Che non ce l'hanno mai assegnata, che ce l'hanno tolta, ma noi caparbiamente non l'abbiamo lasciata, e per cui siamo così appesi a un filo. Ma volevo dire invece ai giovani, non sceglierei il termine aiutiamo i giovani, ma diamo un'opportunità. Vuol dire mettere a disposizione il campo di calcio, mettere a disposizione il pallone, spiegare quali sono le regole, questa è la funzione degli anziani, no? Di quelli che hanno già fatto, che hanno anche fatto degli errori e che hanno anche fatto delle cose buone e spiegano come si gioca e magari fanno anche gli allenatori, ma poi il gioco se lo devono inventare i giovani e quindi l'opportunità di poterlo fare. Bene, questo allora è il vostro campo da calcio, ci ritroveremo se il filo resisterà. Da calcio, non da calcio. Continueremo a essere presenti nell'etere. Vabbè, la regia ormai è già da un po' di tempo che mi manda il segnale della fine, quindi evidentemente siamo andati ampiamente oltre i termini che erano stati prestabiliti. Io ringrazio tutti voi che avete partecipato a questa trasmissione, noi ci riproporremo ovviamente quindi a dare spazio ancora alla voce dei giovani, cercheremo la prossima volta di essere più completi nella rappresentanza politica sia da parte dei ragazzi che da parte anche
dei, cosa diciamo, Maurizio? Veterani? Come... Vecchi. Vecchi? Dei vecchi, vecchi, che è un bel termine. Old. Old, old. Abbiamo scoperto anche un gottardo poeta. Mi dissocio. Mi dissocio. Bene, grazie a tutti di essere stati qui con noi, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, la prossima volta cercheremo di far meglio, questo è un esperimento, è un laboratorio, quindi cercheremo un pochino anche noi, tra virgolette, di scrostarci da questo nuovo scafandro che indossiamo tutti i giorni. Grazie ancora, arrivederci, alla prossima, arrivederci.